Allora ragazzi, ci siamo, abbiamo fatto in questo periodo una full immersion perché la cosa nuova è l'interesse per quegli anni, è lo stesso interesse che avevo io sono del 70, quelle cose le ho vissute da bambino, in aula ci sono persone che sono molto più giovani e c'è una totale dimenticanza di quegli anni. La gente non comprende il conflitto che c'è stato in quegli anni. Tu sei un protagonista di quegli anni, della lotta armata, del movimento prima, tu nasci nelle Marche, vieni a lavorare, a studiare a Milano e cominci a lavorare alla St. Siemens. Alla St. Siemens incomincia ad interessarti di quelle che sono diciamo i primi movimenti che contestavano una certa linea di dirigenziale e poi fare le tue scelte. Vorrei fare un passo indietro. Tu sei venuto a Milano per studiare anche alla Cattolica, facoltà mi sembra di economia e commercio, che era l'unica facoltà per lavoratori, perché era serale. Che cosa succede in quegli anni? Che anno sei arrivato a Milano? 1966 avevo 20 anni, venivo a lavorare come tecnico in una fabbrica milanese che era Sissini, che oggi non esiste più, esiste come Italtel, cioè conoscete quelli di Piazzale Rotto, comunque nell'anno di ristrutturazione è stata appoggiata. E lì comincio a lavorare in questa fabbrica, cioè, sostanzialmente era un giovane immigrato, allora c'era ancora un mondo economico di cui si favoreggia, c'era una forte immigrazione in tutta l'Italia, perché aveva città del sud, verso il nord, i tecnici prevalentemente, erano i tecnici immigrati, un ruolo molto simile, un diplomato come tecnico, e di luglio si è tecnico da fuori. Era la coda del mondo economico, la grande espansione economica, pagata salatamente per un sacco di gente, però era ancora in una fase espansiva. Fra le altre cose che faccio in quel periodo lì, sono finito la base e la sera sapevo cosa fare, mi iscrivo all'università, allo studiare. L'unica università serale, che credo sia ancora oggi l'unica serale che c'è a Milano, che faccia corsi serali, è la Cattolica di Milano, quella della Cattolica, e anche la statale che faceva. Tutto qui, cioè la famiglia famosa inserimento in una struttura cattolica, che era l'unica università che faceva un corso di economia e commercio, perché era solo questo, per economia e commercio, alla CERA. E fra le altre cose, essendo l'università cattolica, ancora adesso credo che l'abbia conservato, c'è un esame obbligatorio, bisogna andare ogni anno con la terra di morale, noi ci dobbiamo così. E per entrarci occorreva una delle cose che erano molto formali, una sorta di certificato di buona condotta del padre. Ecco, quella lettera ha creato tante polemiche. Chi ha frequentato la Cattolica, chi conosce la vita della Cattolica, sa, mi pare che sia così anche ora, che per entrare è necessario, proprio, altrimenti è una condizione sine qua non, non si può essere morali, molto, sono delle formalità a cui danno un valore, ma non così esagerato, molto più immaginato. E poi sei entrato nel CIA. Tu sei un agente della CIA. Ecco, è entrato nella CIA e poi vabbè, per quanto. C'è molta dietrologia, c'è molta letteratura su quegli anni. Il 90% dei libri, di ciò che è stato fatto su quegli anni, comunque ha una certa impostazione. Oggi siamo qui anche per questo. I ragazzi che sono in aula hanno letto, hanno attinto quella che è la disponibilità di quegli anni. E quindi hanno una certa idea, non avendoli visto direttamente, non conoscendo, non sapendo il motivo per cui è nato il movimento. Ecco, è nato questo movimento. E poi cosa è successo? Perché è nato questo movimento innanzitutto? Siamo a cavallo del 66, 67, 68, fino al 69, sono tre anni cruciali della storia di questo paese. Purtroppo non vengono raccontati così,
come anni cruciali, sebbene alcuni episodi sì, vengono interpretati, sono anni in cui si scatena a livello mondiale, ma per quanto ci riguarda anche una peculiarità tutta italiana, un grande movimento di trasformazione sociale. Vengono poste su questo momento una serie di rivendicazioni di carattere sociale che investe l'intero panorama della vita sociale, a partire dalle fabbriche, dalle rapporti di produzione, dalle salariali, alla scuola, alla famiglia, ai quartieri. C'è un grande movimento che si potrebbe dire movimento giovanile, ma in Italia ha una componente fortissima che opera, che lo caratterizzerà per moltissimi anni. Questo ha una componente che quindi dà una caratteristica molto forte di lotta di classe, qualunque rivendicazione delle forze. All'interno di questo movimento nasce un po' tutto quello che nasce dentro quel movimento, un po' tutto quello che oggi c'è di nuovo in questa società, è una parte consistente di ciò che c'è di nuovo, tutta una serie di spazi di partecipazione democratica, di assemblee, la possibilità di partecipare alla vita sociale direttamente, non è facile. C'è un movimento che pone una serie di questioni sulla questione del potere, come si decide le cose, come è il flusso delle decisioni, se come è sempre stato tradizionalmente dall'alto verso il basso, oppure il flusso che parte dal basso verso l'alto. Questa tematica nasce in quegli anni e poi dalla vita a strutture negli anni successivi che in qualche maniera sono state quelle potenziali, pensando soltanto ad esempio alle rappresentanze sindacali, le assemblee di fabbrica non esistevano negli anni 60, non è importante negli anni 60, nascono dopo il 68, nascono sotto questa forza, cioè si conquista uno spazio di democrazia molto forte, molto ampio, e questo crea un subbuglio incredibile, perché forse visione con tutti i metodi, in tutti i modi possibili, e di attualità la strage di Piazza Fontana è uno dei paletti su cui ruota la storia di questo paese, cioè di nasce una scuola. Diciamo che fino al 69 la lotta armata, quello che impropriamente, ma per intenzione, viene chiamato terrorismo, non solo non esiste, ma non è neanche nella testa di nessuno, cioè non è che qualcuno stesse pensando che si potesse fare. Così. Fino al 69, fino al 70, 71, è nel 1969 che viene posto questo macigno, con un episodio che fa storia, se non si riesce a fare tutto istituzionale, che a questo movimento di trasformazione si oppongono delle forze molto potenti e in grado di deviare in maniera determinata. Viene posta una bomba, vengono poste una serie di bombe stragiste che fanno pensare a tutti che si fa, avendo posto sul terreno in vastissimo movimento, in istanze molto varie, il problema del potere, il potere preesistente, il potere che c'è, reagisce in questo modo. E questo determinerà molte cose, soprattutto determina un dibattito. Quello che oggi appare scontato, allora non era così scontato che andasse a finire così. Dopo il bombe di Piazza Fontana, della Patria a Roma, della Banca Provinciale di Milano, della Banca Scoppiare, c'è questa ondata di bombe. Anche a forze istituzionali ben più grandi delle piccole, tutto questo. Cioè la possibilità di una svolta reazionale repentina, per il mondo che il segnale lo va. Scusi. Queste bombe nel 69 danno questo segnale molto forte, che in Italia era possibile una svolta di tipo fascista, neofascista, di competitività. Che forze organizzate, anche complesse, quelle che erano momenti di aggregazione del movimento, attivano reti di espatrio, partito comunista, la possibilità di andarsi alla testa.
parte e comincia un'altra storia. Di lì questo movimento viene costretto sulla difensiva, viene costretto non più a rivendicare, come dire, degli stati di libertà, conquistare degli spazi, ma come difendersi. In questo senso comincia un'altra storia, comincia anche un altro dibattito e comincia anche, all'inizio degli anni 70, un dibattito sul fatto che l'organizzazione della forza proletaria potesse arrivare anche come sua autonomia, che fosse una strada per cui, per mantenere una capacità offensiva di questo movimento. Lì comincia un dibattito sulla lotta armata, se la lotta armata, no, la lotta armata poteva essere una strategia vincente per il movimento, non per il piccolo gruppo di individui, come, e lì nasce un dibattito che era poi origine. Nasce all'interno di questo movimento, nasce all'interno delle strutture di produzione, delle scuole, delle fabbriche, la biografia dei militanti delle Brigate Rosse, sempre negli anni 70, all'inizio degli anni 80. Guardate le biografie dei militanti delle Brigate Rosse, sono tutti, sto parlando di migliaia di militanti, non sono. Purtroppo questa dimensione sfugge un po' oggi, cioè oggi si sente parlare di Brigate Rosse, parla di un piccolo gruppo, cioè la visione reale che realistica non è un piccolo di 12 persone. E negli anni 70 non è stato così. I militanti di Brigate Rosse sono stati più di 1000 militanti effettivi. E gli indagati per fatti di lotta armata, mandati, assolti, sciolti, accusati, sono stati 12.000 militanti, sono andati dal Ministero di Grazia. Cioè, per dire qual era la dimensione, almeno un movimento, per dire che c'è un milione di persone che vogliono l'indipendenza. Non era una volontà soggettiva di alcuni individui che si sono organizzati, era una risposta soggettiva a una richiesta molto forte di milioni di persone. Volevamo tutti la stessa cosa, noi abbiamo fatto la cosa. Ma tanto per dare una collocazione. Io, quindi, la mia chiave di lettura degli avvenimenti di allora è questa, che le organizzazioni in cui sono stato dirigente, di cui mi sono preso tutte le responsabilità, quindi sia iniziali che politiche, che anche quando, insomma, è perché nasce in questo contesto. Fuori da questo contesto è difficilmente comprensibile, anche se questo contesto di per sé è difficilmente comunicabile, perché non c'è più questo contesto, cioè, si è modificato radicalmente il tessuto sociale in Italia, si è modificato radicalmente le relazioni internazionali, l'esistenza di un volontariato che allora era molto evidente, molto classificabile, oggi occorre vedere su scala planetaria e non è più riferibile a quello che era la situazione. Questa è una difficoltà estrema che voglio dire. Collocare il tutto in maniera comprensibile ai ragazzi più giovani che non hanno vissuto quegli anni, mentre invece è molto più facile per quelli che l'hanno vissuto, anche se poi è in una maniera diversa. Questo è quanto. Mario, rifacciamo di qualcosa loro? Sì, no, ma io vorrei rispondere alle curiosità, delle vostre curiosità, perché no, vorrei parlare anche per loro, però cioè, mi rendo conto di essere anche molto lungo. Ecco, faccio una piccola premessa. Sai che loro fanno, dopo l'incontro come è venuto lo scorso anno, devono fare una esercitazione, un pezzo. Questo pezzo, cosa che facciamo sempre, cioè vediamo dei personaggi che loro alla fine raccontano. A questo punto la mia domanda è questa, vedi, sono molti ragazzi, sono ragazzi che stanno. I ragazzi dello scorso anno, gli anni scorsi, che avevano perso questa occasione, sono voluti venire assolutamente perché sono molto attratti da una cosa personaggio, se no non vorrebbero fare i giornalisti, dai. Un altro mestiere. Ciò che sfugge è che molti militanti in quegli anni avevano 21 anni. Cioè, 21 anni, già entro uno va fuori, esce con gli amici, va nei locali, va, ci diverte, insomma, studia, aspetta di trovare lavoro, ma una cosa molto tranquilla. Perché entrare, far parte di un movimento, e va bene, ci siamo, perché ancora
capita, ci sono movimenti no global, diciamo nella radice più positiva e più costruttiva, ci sono dei movimenti che sono quelli dei Gemotondini, ci sono vari movimenti, quindi questo avviene ancora. Però a un certo punto c'è la necessità della lotta armata. La lotta armata, quindi, bisogna passare attraverso la clandestinità. Combatti, fai una scelta molto difficile per non avere un risultato concreto se non quello dell'ideale. Ecco, è questo che molti non riescono a capire. Come si possa fare una scelta così difficile, così pericolosa, così in qualche modo anche criticabile, perché poi la lotta armata prevede anche lo scontro a volte, con i risultati che abbiamo visto, quindi morti ammazzati, rapine per autofinanziarsi, quindi cambiare totalmente di politica. Per cosa? Per un ideale. Le domande che uno si poneva, cioè, oggi è molto difficile spiegarlo perché manca il contesto, manca l'ambiente. A 20 anni, a 20 anni esperimenti delle strade, esperimenti delle esperienze di vita, esperimenti delle comunità, soprattutto quello che conta, no? Ti conti con 10, quindi in un certo modo fai determinate cose e camminano le cose della tua testa, camminano nei tuoi sentimenti, camminano nei tuoi ragionamenti. Dalla tua cultura, ti formi in questo modo, ti formi e incidi nella realtà perché fai delle cose. Quando questa cosa, se tu occupi un'università, e l'università si blocca per un mese, questo oggi è impensabile che possa succedere, ma si crea una comunità di studenti che dà l'idea di una possibilità a chi è protagonista di questo momento, no? Dice, faccio parte di un movimento che sta trasformando le cose, che rivendicano le cose che non sono banali, sono no, esistenzialmente molto, ma anche politicamente, no? Cioè la politica impregnava tutto e contava moltissimo. Quando un movimento di operai si auto-organizza, dichiara di sciopero, impone determinati meccanismi e riesce ad imporre, per esempio nel corso degli anni, lo farà perché poi l'istituzione recupera, per esempio lo statuto dei lavoratori, c'è una serie di diritti che diventano acquisiti e negli anni oggi sono scontati, sono organizzati quasi tutti, però il diritto dell'assemblea, il diritto a partecipare, il diritto di sciopero, il diritto perché diritti. Queste cose sono state rivendicate, non perché qualcuno l'ha pensato, sono state rivendicate dal basso sul tempo. In forme, le forme istituzionali poi in qualche modo se le rimangiano nella sostanza, e però era secondo, si sceglie in piazza secondo, si fa l'assemblea, si fa il diritto. Si fa una vita di questo tipo, quindi la politica entra di prepotenza nella vita sociale ed è la politica di oggi, parlando di politica che spiega a molti, perché è molto istituzionale, cioè non si conta. Quando, ora, l'essere, come dire, dentro un movimento che può contare, ed essere dentro, quindi, una dinamica in cui lo scontro con nemico, lo storico, il disegno, lo Stato, le forze nazionali, il fascismo, impatta con una forza incredibile che è stata quella ondata di bombe, perché nessuno si è agito che quelle bombe erano contro il movimento, contro il partito che era una bomba, era quello di dare un segnale forte di violenza che inducesse un riflesso d'ordine, la bomba non induce sempre un riflesso d'ordine. Anche perché si cerca di bombe anarchiche. Sì, quindi è proprio un rifluire su posizioni difensive. Non è vero, siamo stati noi che stavano, cioè, o comunque non muoviamoci, se no cosa succede? Cioè, questo movimento che mette in subbuglio tutto tende a rifluire in una situazione di paura e di difesa di se medesimo e quindi di bloccare tutte le distanze. Questo è come si fa a mantenere, come si fa a proporre questo contenuti positivi di questo momento. Di lì comincia la storia. A questo movimento, a queste trasformazioni si oppone qualcos'altro. Non eravamo soli, questo bisogna capirlo. Non siamo stati soli in Italia. C'erano ben altre forze che noi, che lottavano esattamente per l'opposto. Quindi in questa situazione, cos'era la domanda?
era per un ideale. Ah, per un ideale. L'ideale era questo, cioè oggi parlare di comunismo può essere solo un po' di tempo. Comunismo è stato una grande democrazia, è stata una banalità orribile. Come comunismo ha guidato l'idea di una società giusta, di una società senza disuguaglianze, di una società organizzata in cui il popolo so poi tutto sono, non è un'idea banale e feroce. Il comunismo è stato ciò che ha guidato due secoli di storia del movimento internazionale, poi dalla lotta di liberazione a tutto ciò che è stato di positivo e di democratico nei paesi occidentali. Il Partito Comunista Italiano, per dire una cosa che abbiamo conosciuto, quando io ho molte critiche da fare, era il Partito Comunista Italiano, cioè c'era D'Alema, c'era Veltroni, c'era Berlinguer, era il Partito Comunista Italiano, non era il partito qualche altra cosa, cioè si rifaceva a qualcosa che si è chiamato comunismo. Però io non banalizzerei molto il comunismo da una parte e dall'altra ritenerla una idealità un po' imbecille, che si è ridotta. Non è così, non è stato. Ma perché è stato necessario un passaggio così forte, quello che non si deve, nessuno capisce, nessuno che abbia vissuto quegli anni, perché si è passati alla lotta armata e a quelle scelte, cioè abbiamo i sequestri, abbiamo le gambizzazioni, abbiamo gli omicidi, questa è stata una lunga serie di conseguenze. Inizialmente non nasce così, inizialmente nasce la prima azione di fare il progetto russo. Se non è una cosa più spontanea, che è quello di incendiare l'auto di Pellegrino, che era il capo delle guardie private della Fiat della Trento. Perché è molto semplice, perché era dentro lo scontro degli operai con Pirelli, nasce un episodio nel quale vengono denunciati alcuni operai e vengono licenziati. In tutto questo meccanismo c'è un ruolo fondamentale nell'aspetto del controllo all'interno della fabbrica, che erano guardi, che erano capi, erano una rete di sindacati gialli. Come ci si contrappone a questa cosa? Sto parlando come? Sui sindacati gialli che erano quelli cinque, quelli della destra. Sì, della destra, che erano una cosa molto precisa di sta parlando di uno scontro molto più lento, c'è il fatto, c'è già non solo il fatto che c'è già uno, una serie di indicazioni che sono fortissime. Nasce all'interno della fabbrica questa necessità di dare una risposta a questo licenziamento, perché è un'escalation di carattere politico, e viene incendiata questa macchina, niente più che un incendio di matrimonio. D'accordo? Non solo riscuote un'enorme simpatia della fabbrica, ma anche un segnale di straordinario impatto. Nasce di lì, perché non ci si arresta, io non sto dimenticando di la stessa, sto cercando di spiegarlo, perché la mia critica parte proprio di lì, come dal fatto che si riteneva giusto fare questo, perché questo in qualche modo apriva una strategia di costruzione di un potere, lui non è fatto. Noi non falliamo, però se non fanno una cosa sbagliata, poteva essere tale, poteva essere tale. Sbagliano sul piano strategico, quella strategia non porta da nessuna parte, è una strada chiusa, almeno nel contesto in cui si sta sviluppando. Questa è la critica che io faccio, è più critico, proprio di l'autenticità. È una storia autentica che nasce da una necessità e che cerca di individuare, che è il frutto dell'aver individuato, di cercare di dare una via di uscita per uno sconfitto, che sarebbe stata inevitabile. Non riesce. Percorre fino in fondo questa strada, percorre fino in fondo, non c'è niente che hanno lasciato di ambientare, e però fa il discorso di anche la strada, la costruzione di qualsiasi cosa, c'è un grande fondamento degli ultimi anni che riguardo sono quelli che hanno avuto un significato in un periodo storico molto. Non siamo stati democristiani, questo non lo perdono nessuno. Non siamo stati sicuramente democristiani. Linda, vuole fare una domanda? Sì, una domanda.
Sì, perché ero curiosa, si è scritto tanto sulle piante rosse, noi l'unico strumento che abbiamo per sapere, per avere un'idea di quello che è successo in quegli anni è leggere questi libri. Lei quali di questi libri ha letto? In che cosa non è fortemente, che cosa critica? In che cosa non è d'accordo? Quanto si è scritto sulle brigate rosse? Su questi libri io li divido in due categorie. Scusi, lei li ha letti tutti? Quasi, ahimè, perché quello è difficile, sono le brigate. Sì, no, voglio dire. Quasi tutti, se non anche tutti. Ci sono due categorie che parlano di questo. Uno è quello che fa in qualche modo riferimento a un qualcosa che si chiama mitologia. Poi cerco di spiegare cosa dietro, cioè chi c'è dietro, risponde a questa domanda. E l'altro, che è molto, ma molto minore come quantità, anche se secondo me molto più significativo, che invece cerca in qualche maniera di raccontare questa storia. Sono pochi. Quindi sono dire portando alcuni che non riguardano per suggerirmi se potete leggere qualcosa che riguardi il Brigate Rosse che abbia secondo me un significato. C'è una grande pubblicistica mitologica. Questa risponde a un bisogno forte della classifica di negare l'esistenza di quella lotta. Hanno questo scopo, negano che quella lotta sia mai esistita in quanto tale. Esistono una serie di episodi motivati, non si capisce bene da cosa, ma soprattutto è giorno di vecchi da forze che non sono identificabili mai, se non perché non lo dice qualcosa, ma lo dimostra. Questo è estremamente grave, perché da una parte finisce per rimanere un grande problema alimentare, che è la storia della città. Sono 15 anni. Riguarda come non dice la storia sono solo 15 anni, per questo momento quando si interrompe comincia a parlare qualcosa di attuale, forse sia attuale veramente estemporanea, tutta la dietrologia risponde a questo bisogno di negare la storia, di negare l'esistenza di quel movimento con le caratteristiche che aveva. Noi le Brigate Rosse non possono essere nate con le Brigate Rosse, non possono essere frutto della sinistra, sono pochissime quelle che riconoscono, dicendo quindi no, se lo sanno Sander, quelli che dice sono i nostri, cioè è una nostra esperienza, però ne riconosce la criticità, la fiumana di libri che sono stati scritti, nel tempo che sempre viene in mezzo, è un ex machina, chissà quale continuazione, non sono una, sono un bisogno molto complesso, io non lo vedo così, però il bisogno principale è politico, di negare politicamente l'esistenza di un movimento capace di sovvertire e quindi che possa anche prodotto al suo interno anche una forma, se vuoi, estrema, ma legittima all'interno di questo testo, sbagliata finché vuole, ma autentica, di lotta. Scusi, a questo proposito, perché in uno dei diversi messaggi che voi avete mandato durante il sequestro Moro ai giornali per renderli pubblici, eccetera, ad un certo punto uno di questi, tra le rivendicazioni principali che poi ad un certo punto avete lanciato era proprio quella politica, no? Un primo sormettivo è stato quello del processo Moro, un secondo obiettivo non mi ricordo adesso qual è stato, ma uno di questi era proprio il riconoscimento politico del movimento. E arrivato a un certo punto a questo comunicato risponde il segretario dell'ONU. Voi come avete preso questo, che secondo alcuni, anche secondo il fratello di Moro, che ha scritto poi questo libro, è stata una forma di legittimazione delle nostre legittimazione politica nei confronti del nostro movimento? Era una forza, piccola forza politica e armata che agiva all'interno di contraddizione del nostro paese. Noi non chiedevamo la patente a nessuno, cioè un'organizzazione comunista che non chiede a nessuno la legittimazione formale né del segretario dell'ONU né neanche meno di un partito avverso che venga riconosciuto come parte legittima. Siamo in guerra,
sono due entità che si scontrano. La nostra legittimazione l'aveva, ce l'hai o non ce l'ha, con un momento, con l'interlocutore sociale. Quando avessero riconosciuto che esistavamo, pensate che sforzo, cosa sarebbe successo? Cosa se ne frega lui? Noi non andiamo in Parlamento, non chiediamo di entrare in Parlamento o di entrare su un tavolo di trattative. Intendo dire, i COMAS possono chiedere una legittimazione che gli consenta passaggi istituzionali per sedere al tavolo delle trattative insieme a CGL, CGL, UIL, o un capisci? Noi non siamo, le Brigate Rosse non sono in questa dinamica, sono una piccola organizzazione che fa la lotta armata, agisce politicamente per propagandare la medesima, questa è la cosa fondamentale, se non fanno, fanno la propaganda armata, e cercano di organizzare una forza a livello del movimento, che riconoscessero un riconoscimento di carattere politico da parte dello Stato, così dire, è una cosa che si sono inventati. Non avevo mai chiesto. C'è scritta voi nel vostro comunicato, cosa? Comunque, no? Questa rivendicazione politica, non è che se la sono inventata. Se la sono inventata, noi non abbiamo mai chiesto, cioè cita e riconosco bene gli scritti, cioè voglio dire, quasi non si è dimenticato, però, cioè no, se uno li tiene da scritti per intendersi. Però la rivendicazione politica potrebbe anche essere giusta per lui. La rivendicazione politica è rivendicare. Questo noi non possiamo. Riconoscimento più che altro. Come? Un riconoscimento. Il riconoscimento politico che vi veniva fatto a livello del diritto internazionale vi dava anche un'arma che poteva essere politica poi, perché. Perché vedi l'OLPO, vedi altre organizzazioni con un riconoscimento politico che veniva da una fonte internazionale, a voi forse avrebbe dato una forza maggiore se magari in quel momento invece di convogliarvi in quello che poi la scelta che avete portato avanti vi avrebbe potuto portare su un livello diverso magari alcune idee che poi sono andate perdendosi avreste avuto il modo di portarle più avanti. E questa è una delle possibilità, però non rispetto al riconoscimento del voto. Cioè, so che tutte queste discorse alla fine sono bisogno. Cioè, nel bisogno, c'è bisogno anche di nel momento in cui noi abbiamo, cioè capire cosa abbiamo fatto. Cosa abbiamo fatto quel giorno? Abbiamo rapito il presidente della democrazia cristiana. Non è che abbiamo rapito uno qualsiasi. Il presidente della democrazia cristiana, non qualcos'altro, cioè il dirigente politico massimo del partito che si è chiamato in tanti volte, il partito regime si chiama in Italia, cioè il partito che sta governando in Italia da 50 anni. Il Brigate Rosse prende, diciamo, turno e processo tramite lui, che è un simbolo, questo personaggio politico, perché ha questa importanza, cioè uno che passa per strada, un nonno, un papà, un zio, no? Vogliono processare la democrazia cristiana. Questo è il fatto che ci si può organizzare la democrazia cristiana. Sì, questo è il primo obiettivo che voi dichiarate in uno dei primi comunicati, poi ne mandate un altro e dite non vogliamo uno scambio. Di noi diciamo semplicemente una cosa, no? E dite vogliamo una rivendicazione politica, scusi, a questo punto la mia curiosità, lei mi dice no, non volevamo riconoscimento politico, e allora cosa volevate? Perché avete scritto questo se volevate ci siamo morti su questo obiettivo. Noi poniamo dopo aver fatto, e quindi ascolta un po', capisci adesso, quando processi il presidente della democrazia cristiana, sì, che tramite lui 40 anni di regime, tutte le politiche reazionarie, su questo non c'è niente da trattare né da discutere da parte nostra, nel senso questo è il nostro giudizio, era un giudizio largamente un giudizio sulla democrazia cristiana, sui governi nazionali, sulle politiche largamente diffuso, vuol dire che la maggiorità era largamente, questa è la nostra linea politica, noi diciamo per cambiare l'Italia bisogna sbarazzarsi dalla democrazia cristiana, per questo noi facciamo questa azione. Propagandiamo la lotta armata, bisogna organizzarsi così, organizzare il potere, il proletario armato. Questo non c'è niente da discutere con altri, se non con l'interlocutore sociale, non politico. Cioè,
faccio operaia, operai, i ragazzi di quartieri, le scuole, il nostro referente sociale. Questo te lo conquisti o non te lo conquisti? Non c'è nessun riconoscimento. L'obiettivo comunque era una guerra civile, è perfettamente chiaro. L'obiettivo era la rivoluzione. Ragazzi, scusate, non voglio fare il piano, però ci sono tante persone che mi hanno fatto domande, poi alcune un po' timide. Elena. Mentre voi parlavate con così tanto interesse degli anni 80, io sono andato anche perché in questi giorni è tornato fuori Pasolini, perché l'Italia è un paese che continua quasi psicanalicamente a tornare agli anni 70. Cioè, non digerirli. Non riuscire a digerirli e non riuscire tra l'altro a sapere che cosa cavolo esattamente è successo in quegli anni. Perché non è che, cioè uno dice 30 anni fa, normalmente c'era una storia definita dei fatti, che a me può fa schifo, può piacere, ma perché uno dice è successo così, poi ne do un giudizio politico morale. Negli anni 70, tutte le volte abbiamo 30 versioni di che cosa cavolo è successo. Poi è Moro, di cui non ce n'è una che sia pacifica. Persino la morte di Pasolini non è pacifica. O persino appunto l'assassino alla fine di un individuo, cioè non una cosa così, già Moro, voglio dire, una roba veramente più storica. Perché in quegli anni è nato quello che noi vediamo oggi, è nato quello che noi chiamavamo così, comunque è nato il sistema di potere. Negli anni 70, quando insieme a questo movimento, che chiedeva la trasformazione sociale, cioè, c'erano tante forze partiti istituzionali, oggi non ci sono più il comunista, il partito socialista, ci sono soltanto i resti, ci sono più ciclati, i personaggi, di 30 anni di cambio biologico, la gente muore, sono 15% di scambia nello stesso senso. Lì nasce un potere, lì non è che nasce un vuoto, questo movimento viene sconfitto, ma da questa sconfitta avviene con la compromissione di tutti i partiti, non avviene in maniera idilliaca. Prendi Pasolini perché è l'attore. Pasolini dice prendendo molte cose, essendo un intellettuale, un giocatore geniale, per molti versi. Mettete gli scritti col sangue la soluzione capitale. Fra le altre cose, per esempio, sul mondo di Piazza Fontana, lui dice io so chi è. Io so chi sono gli autori di questa, lo so perché lo so, perché guardo la società, perché guardo il mondo, guardo le forze che sono in campo, so chi ha messo le bombe, e questo qua c'è un libro. Però io non ho le prove, lo citano anche adesso in televisione. Ma lui aggiunge anche un'altra cosa invece, questo perché questi anni non sono pacificanti. Dice al palazzo, voi ne avete le prove, mi aspetto che voi ne tiriate fuori, lo dice al Parlamento. Voi, forze politiche, voi partiti, le prove le avete perché siete lì nella stanza dei bottoni. Voi sapete, non solo come me sapete chi ha messo le bombe, ma avete anche le prove di questo. E invece il fatto è che dopo 30 anni non c'è una sola prova. Cioè vuol dire, non per via giudiziaria, non c'è un colpevole. Non si può dire chi è colpevole. Per gli anarchici. Questo non è un... Il fatto che non ci sia un colpevole non è un fatto che è gratuito, non è successo niente. No, è successo che i poteri forti che di quelle bombe si sono avvalsi hanno vinto. O perlomeno, non c'è una parte, poi la storia va un po' in altisuola, cioè sempre prodotti molte contraddizioni nella situazione che si presenta. Questo non è stato digerito in Italia, non è stato messo in chiaro, non è stato minimamente criticato. C'è stato un passaggio, quegli anni sono finiti, l'unica cosa chiara è che è morto quel movimento e tutto ciò che vi organizzate in quel movimento era nato, compresa la lotta armata delle brigate rosse, che è l'unica cosa chiara, limpida, che si sa tutto, si sa la faccia di chi era lì, cosa ha fatto, cosa ha mangiato, con chi stava, da dove veniva, in quanti erano, perché ci sono una fiumana di processi che dimostrano, quando dico 1000 indagati, 1000 condannati, 200 sono ancora in galera in ergastolo. Sì, conosco, sono 200 ergastolani, non è che sono 200 fantasmi. Sì, ma anche voi avete messo delle cose. Ecco, abbiamo? Ho messo delle cose, le avete tutte. In base anche a quello che si... Dimmene una, io ti rispondo fin diretta. Ma ad esempio i documenti di Moro, che non si... lei stesso che li ha registrati... Non si riescono chi la mette che non si riescono? Perché non si riescono? Tu l'hai visti?
sono tanti così quelli pubblici, ma lo so, ma voglio dire, tu li hai visti dai letti? Sì, ma no, no, ma no, i documenti di Moro sono tutti pubblici, sono tutti, non è sparito niente, niente è occultato. Questa voglio è dire, c'era, e qui mi dispiace per polemizzare con te, perché so che tu non puoi essere disorientata dalla montagna di cose, di luoghi comuni che sono stati scritti e detti. Non c'è niente che manca dalla, come dire, dalla pubblicazione di quello che abbiamo scritto. Niente, le brutte copie, i foglietti, è tutto pubblico, è tutto documentato. Io c'ho a casa in fotocopie, perché me lo sono procurato 10 anni fa dalla redazione della Stampa, con un amico, e quando è stato trovato questa roba, è quindi tutta pubblica, non manca nulla. E il discorso delle bobine? Non lo so. Le bobine sono state distrutte, ma è colpa mia, si è deciso di fare così, di distruggere le bobine, che tra l'altro si registra solo una piccolissima fase iniziale. Questa sempre che era molto lungo, questa sono bellissime. Dopodiché questo materiale è stato distrutto, lo so per certo, lo so, l'hanno detto tutti quelli che in qualche modo ne hanno dato, non ci sono perché sono tutti, non ci credo, perché mi piace avere un mistero alla parte. No, non dico tu, ma dico tu per questo tipo di modo di ragionare, perché se c'è qualcosa di segreto è possibile che dietro questo segreto si celi una manovra, un complotto, un qualcosa che non rende autentico questo. E quindi non è neanche criticabile, non viene criticata la spesa della lotta armata, ne sono opinata. Chi pochi che la fanno, non lo so io, lo faccio pubblicamente, lo faccio in un libro. Lo faccio rivendicando l'autenticità di quella storia, se no cosa critico? Cioè, dico, le cose sono andate così, erano così, e in questo contesto ci sembrava giusto fare così, e non eravamo soli a pensarla così, erano in tanti, noi abbiamo fatto le cose che in tanti pensavano, però la conclusione, l'esito di questa lotta non era quello che noi spiegavamo. Per cui va ripensata l'intera, non l'intera storia, i singoli episodi, cose che tu puoi dire perché hai fatto quello. È l'intero impianto di sviluppo di una trasformazione sociale che io ho messo in discussione. La lotta armata non porta da nessuna parte. Io dico che la lotta armata non porta da nessuna parte. E se mi permetti, per uno che ci ha speso la vita, è un'affermazione. Ma dice, non so se speso la vita, sono qua lì, sono ancora detenuto in una parte di terra da 25 anni. Permesso, messo in libertà, cioè, margini di vita, però io sono ancora detenuto. Cioè, quella storia dal punto di vista giudiziario non è finita. La domanda da farsi è, non è se è giusto non fare un'amnistia, ma perché ancora non l'hanno fatta un'amnistia per quegli anni. Io, che sono il peggiore di tutti, sono qui a parlare a voi, cioè non rappresento più, come dire, socialmente il pericolo, non sono, non sono del problema. C'è la faccia cioè intendo dire che non è questa la valutazione che viene fatta per non fare un'amnistia per quegli anni che rimangono completamente, pensa alla storia sotto, la vicenda sotto è una vicenda di 30 anni, comunque siano andate le cose, intendo dire, in qualche modo si sono concluse. Oggi quella storia è veramente storia. Perché allora non si vuole dare chiusura giudiziaria? Perché questo si potrebbe fare in istituto. E quindi in qualche modo liberare questa storia a una critica. Libera da ogni condizionamento giudiziario, dalla galera, dalla prigionia, dalla possibilità di compromettere altri. No, lo so, intendo dire, è per la critica che facevo, per la stessa ragione per cui si scrivono centinaia di libri di prosici. Per mantenerla aperta una possibilità di interpretazione che in qualche modo consolidi un potere che si è formato in quel modo. Io sono molto invitato, ma non tanto perché abbia fatto la tannata per il quale sono molto esaltato, ma perché vi presento questo conto, lì vi siete formati voi, il vostro potere si è formato in quegli anni, si è formato attraverso passaggi molto complicati. Io ho un giudizio che parla con un contesto storico,
dal, dal CAF a quello che è successo dopo. Non è così. Fare chiarezza sugli anni 70, cioè aprire un dato, lasciare liberi gli anni 70, che sono oggi imprigionati, vuol dire in qualche maniera rimettere in discussione il potere che si è formato in Venezuela. E quelli che hanno vinto il terreno, se non di quelli che hanno perso, quelli che hanno perso sono lì. Sicuramente sono fatti tutti la loro brava valere, chi ha fatto 30 anni, chi ha fatto 25, chi si è fatto ancora avanti, quindi sono tutti conosciuti. Se tu vuoi conoscere la storia del Pilote Rosso, conosci quello che hanno, quello che ha fatto, parla con i bigattisti, non avrai un effronto quanto vuoi, se potrebbero voglia ancora di farsi il curso con le cose, ancora disponibili. Qualunque domanda tu mi possa porre su quegli anni, dalla più scabrosa, dalla più personale, io te ne rispondo con una assoluta, non ho niente da rispondere, perché è tutto molto verificato, se non per rispondo sempre. Ma da sempre, sono 25 anni che non faccio altro che rispondere alle domande, di tutti. Poi posso decidere che lì non ne vale la pena, da qualche altra parte ne vale più. Sempre, anche non mi massacrano. Però non c'è un solo punto, se uno si accosta con interesse, con onestà intellettuale, che riguarda la storia del Pilote Rosso e che si possa dire che non sia lì. È tragico, doloroso. C'è un sacco di morti, c'è un sacco di morti, c'è un sacco di speranze deluse, che dice troncato da tutti i punti di vista, e però questa storia ha una valenza di autenticità che secondo me l'hanno vinta rispetto a tutto il resto. È una pepita durissima, però è come diamante, limpida. Succedesse qualcosa che somiglia un po' al colpo di Stato, cioè prendiamo il potere. Non era questo il nostro potere,
ma ecco, noi siamo un piccolo organizzatore che nasce all'interno del movimento, su quelle contraddizioni, propaganda la necessità di fare la lotta armata. E so che è una tautologia, so che sembra una cosa che si muove la cuore. Io faccio la lotta armata per propagandare la lotta armata. Nel momento in cui brucio la macchina di un dirigente alla Sicilia, non è che propongo di bruciare tutte le macchine dei dirigenti, ma di organizziamoci in questo modo clandestino, armato per esercitare la forza e quindi rivendicare la necessità di costruire una rete di potere capace di tenere conto. Questo era nelle possibilità. Era allora, non è possibile, perché migliaia di persone pensavano questo, come fare per far valere il problema, come organizzarsi, nascono migliaia di gruppi. La lotta armata, prima della lotta armata c'erano migliaia di gruppi, il potere federale, l'assemblea autonoma, il comitato di base, l'intera società italiana si auto-organizza, non era solo per carità, cioè ci sono anche forze maggioritarie rispetto a questo tessuto. Però scusi, volevo chiedere, introduco una cosa proprio velocissima, non voglio scavalcare nessuno a livello di domande, ma lei prima ha parlato di Statuto dei lavoratori. Gino Giugni, l'autore, è stato battezzato dalle Brigate Rosse. Allora io mi chiedo, non è che forse il suo gruppo, no, ma quelli che sono venuti dopo come Senzani, BRPCC, Compagnia Bella, non è che volevano loro evitare che qualcosa, anche qualche progresso sociale, attisse lo scontro sociale, perché nella loro mente c'era l'ottica del conflitto tra classi senza nessun tipo di mediazione, cioè la riforma attutisce lo scontro di classe. Poi questa storia è della deriva, cioè evidentemente fino a... io sono convinto di questo, fino a Moro la strategia della lotta armata fondata sulla propaganda armata, questo, fino a morto l'episodio, ha una possibilità di dialettica molto complessa e molto attuale, molto vitale. Con Moro c'è un salto, non perché dice perché la reazione delle forze politiche è chiusa, è chiusa, quindi da quel momento in poi quello che noi chiamavamo guerriglia, propaganda armata, comincia una deriva che finisce inesorabilmente nella guerra guerreggiata, cioè si combatte e basta, la politica viene affogata poi c'è sempre un ragionamento politico, ma non ha più possibilità di incidere. Io perché non ho detto che finisce, non perché c'è stato un momento che finisce, perché ci sono state le grandi ristrutturazioni, ci sono state le grandi espulsioni delle grandi fabbriche, c'è la chiusura della Fiat, c'è la chiusura della lotta alla Fiat con i famosi 55 giorni della Fiat, che sono stati tanti giorni, un bordello in guerra davanti alla Fiat, è autocritico in questo senso, perché bisogna aver appoggiato successivamente quella lotta della Fiat. Lì nasce la sconfitta della nazionale della Fiat, nasce perché quella lotta non va più da nessuna parte, viene sconfitta dai grandi processi di ristrutturazione che la Fiat mette in campo. La Pirelli non c'è più, la Faromero non c'è più, non c'è più, non è che non si producono più auto, si producono in modo diverso, quindi il tessuto sociale che ha prodotto la lotta armata si è disgregato, quindi a noi ci manca l'acqua, a noi come ad altri. Il punto culminante in cui noi cresciamo, cominciamo questo che diventa Moro, a quel punto, non essendoci più possibilità di mediazione, un movimento che si squaglia, cioè si asciuga per squagliarsi, si asciuga. Il livello del conflitto è arrivato lì, io come alcuni altri cercano disperatamente una tipo di mediazione, non c'è da un'altra parte l'interlocutore capace di porsi questo problema, non era facile. Mediazione con più, scusa. Con chiunque. Cioè, Moro, se volete, esemplare per questo, perché poi viene messo in discussione negli anni successivi. Perché continua a parlarsi ancora di questo qua? Perché non solo di Moro, in fondo era di Stalinista, uno, però la potere Italia non lo significava. Però per esempio la questione della trattativa sugli ostaggi non viene conclusa ancora. Perché lì si crea un blocco che dice non si parla, non si tratta con le obbligatorie, non si fa nulla. Il famoso blocco Partito Comunista Democrazia Cristiana che va avanti per 55 giorni e non dà nessuna risposta. Lì sì che le obbligatorie si chiedono. Le brigate rosse dicono c'è un problema politico che non era un problema banale, che è che in Italia ci sono i prigionieri politici,
c'è uno scontro che ha prodotto un sacco di cose, tra altre cose ha prodotto dei prigionieri politici, armati e non. Bisogna che lo Stato si ponga il problema di una mediazione sul campo, di soluzione, chiediamo la liberazione, non poniamo nessun nome, diciamo questo è il problema politico e se lo pone anche Moro nella sua prigionia, perché così non è il nostro lui. Non chiedevamo, come dire, come risolverlo, non ponevamo i termini di come risolvere questo problema, riconoscete che c'è questo problema. Certo, questo voleva dire riconoscere, come dire, un riconoscimento politico delle Brigate Rosse, era implicito, e beh, e così nei fatti, perché no? Perché questa stupidità, questa ferocia di non, come dire, non volere trattare, di non dare spiraglio alla possibilità di una soluzione mediata del conflitto? Lei che risposta si dà? C'erano molte valenze, la principale è questa, perché lì molti hanno creduto, e l'hanno fatto in parte, di creare un blocco di potere molto forte. Lì si è creato un blocco di potere molto forte. Il partito unico chiaramente tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, i leader di allora, Pecchioli, Violante, Andreotti, e va avanti per alcuni mesi, poi il Partito Comunista, come è successo nella resistenza, viene estromesso dal governo. Quello che dice Rossina, noi non ce l'avremmo mai fatta se non c'era il Partito Comunista con lui. Rossina, che era allora ministro degli interni, che era viene votato come mezza giornata, e per questo che quella classe politica spesso non si perdona, non riesce a fare i conti con se stessa, perché ha attraversato quella vicenda, quindi voleva una serie di problemi di carattere politico. Noi eravamo quelli che mettevano il titolo delle piaghe e sono antipaticissimi con queste cose qua, mettere il titolo delle piaghe, e però le piaghe ci sono, e su quelle piaghe poi qualcosa è stato fatto, che non è stato molto. Quello che è successo è questo, che loro con questa rigidità si è creato un blocco che ha perdurato nel potere vero per alcuni anni, poi si è ridefinito certamente, e però ha lasciato molte cose alle sue spalle, per esempio una magistratura fatta in un certo modo, io non lo utilizzo niente, però il ruolo della magistratura, il suo assetto istituzionale, il suo ruolo nasce in quegli anni. Nasce in quegli anni lì, e con la magistratura dello Stato, usando quello strumento formidabile, crea il tribunale speciale, quello che è stato il potere di allora. Si sono create delle strategie giudiziarie, per esempio il petitismo. Poi successivamente molto criticato, perché è un diritto stravolto, era d'emergenza, era. E questo è portato. Quindi fare i conti con gli anni 70 vuol dire fare i conti con queste cose. Ecco per cui è molto difficile. È molto più facile dire ma chissà chi c'era dietro, per cui comunque abbiamo fatto bene, cioè avevamo un pericolo oscuro e non visibile. Questo crea qualche problema, secondo me non di coscienza ma di coerenza per qualcuno, così non di quelli. Perché così? Perché è vero che loro l'hanno fatto pure di loro, è palese, storicamente dimostrato così. Non hanno voluto accettare di dire una parola che ammettesse che esisteva un piccolo problema, che era quello di alcuni prigionieri politici, in carcere italiano. Solo averlo detto si apriva tutta un'altra storia. E questo spero che non faccia dormire solo i tranquilli protagonisti di loro. A me si mi fa dormire tranquilli, non serve, c'è un sacco di problemi, però io non ho questo corso di dire non ho fatto niente, ho fatto tutto quello che si poteva fare. Ma se tutto è anche qualcosina di più di quello che si poteva fare. Poi mi sono assunto la responsabilità dentro quell'organizzazione, con quella politica, con quelle scelte fatte da tutti, di fare scelte che dovevamo fare. Scusate. Veloce. Vai. Lei ha escluso la possibilità di un colpo di Stato, ma come pensavate di vincere senza avere un qualsiasi referente politico? Avete mai tentato di creare un qualcosa, un appoggio, una referenza? No, ce n'erano tante, cioè c'era il movimento che produceva molte, se tu guardi tutta la, era tutto in costruzione, noi eravamo convinti che aprivamo la strada,
proprio una parte strana, ma su una... Cioè, guardo anche altri movimenti in giro per l'Europa, dove comunque c'erano delle referenze politiche. Cosa ti riferisci? All'Ira, ad esempio. Lo penso, però, erano movimenti politici legati a, soprattutto a questioni nazionalistiche, quando si nascono prima e si ritrovano prima. Però appunto, secondo me, per cercare di creare un qualcosa che poi vada al di là della lotta, al di là della guerra, cioè per cercare di creare un qualcosa che, se c'era veramente una voglia di creare qualcosa... Se è una possibilità, noi abbiamo sempre appoggiato tutte le iniziative, noi diciamo, la lotta armata non esaurisce la necessità dello spazio di costruzione di una presenza organizzata, di poter contare di poter fare le cose. Noi non immaginiamo una società dove un piccolo gruppo di armati prende il potere, immaginiamo una società, quindi un percorso nella quale il potere viene diffuso, è diffuso e nasce sull'unione della capacità della politica di essere anche militare, cioè di esercitare. Non mettiamo noi, eravamo marxisti, eravamo leninisti, potevano nascere sulla camera del fucile, le lotte popolari, si danno un assetto alla comunità, quando è la cinese. Noi diciamo, abbiamo una fase completamente nuova. Comunque voi in ogni caso vedevate uno stravolgimento totale della sì, nazione? Ma non immediato, no? Per lunghissimo respiro, cioè non pensavamo che la cosa fosse breve via 6 mesi, nessuno si pensava di 6 mesi. Cioè, la terza internazionale, adesso parlando in modo assolutamente comprensibile, noi cerchiamo di superare la terza internazionale, che ha uno schema preciso. C'è il partito politico che rappresenta l'interesse generale del proletariato, che fa politica, che occupa tutti gli spazi, eccetera, si dota di una serie di cinque di trasmissione rispetto alla società, compresi il sindacato, cioè la parte economica, è uno schema del quale è molto più complesso, però era questo. E dall'altra si può dotare anche gli strumenti della forza, può creare un esercito clandestino, può avere, è separato, che non c'entra niente con la politica, se mai prende ordine della politica, l'esercito clandestino, il braccio armato, i militari. Che può essere mai usato. Ci sarà sempre avuto una rete clandestina di armi in Toscana, da sempre. Dopo l'esistenza, tutte le armi che abbiamo fatto tantissime, speriamo che non siano spartigiani. Però voi non facciate capo. Questo è lo schema della terza internazionale, un rapporto internazionale diverso. Noi diciamo bisogna superare questo schema perché non porta da nessuna parte. Cioè,